Quel gol al sesto aveva accarezzato la possibilità di portare a casa una vittoria prestigiosa, ma oltre a quello poi tante occasioni Russo, diciamo, ecco, ha salvato un po' la Juve Stabia. Poi quei due rigori alla fine hanno rimesso a posto le cose per la Juve Stabia. Mi viene da sorridere, avete visto tutti. Noi come stile di società non commentiamo gli arbitri, perché non ci compete, non vogliamo entrare in merito, però penso che avete visto tutti oggi. Io posso solo fare i complimenti alla mia squadra. L'unico appello che posso dire è essere che sono un po' arrabbiato, perché dovevamo concludere e chiudere la partita con le occasioni che abbiamo avuto, perché sapevamo che prima o poi a Castellammare. Avete visto tutto, ragazzi, non mi fate dire altro, perché sono abbastanza teso, perché perdere una partita così. Lavoriamo tutta la settimana e onestamente non siamo dei professionisti e non aggiungo altro, dai. Ecco, una partita che poteva servire per dare un senso maggiore a questo campionato del Messina. Lo stile nostro, la mentalità nostra è quella di lottare su ogni partita. Io voglio il massimo dai miei giocatori, perché sono un allenatore ambizioso, voglio arrivare, e con me tutta la squadra. Se abbiamo una società che ci sta dietro, che vuole darci gli stimoli giusti, penso che debbano farsi sentire nelle sedi opportune, perché onestamente stiamo subendo un po' troppo. Non siamo mai riusciti ad arrivare a metà campo loro, non altro. Ecco, lei prima della partita aveva detto la Juve Stabia ha tradizione calcistica. Ecco, ma come l'ha visto oggi la Juve Stabia? Soprattutto noi qui di casa, dopo il gol del Messina, l'abbiamo visto un po' disunita. Ma no, disunita. I giocatori è un'ottima squadra. E purtroppo quando ti trovi in quelle situazioni là, di bassa classifica, dove lotti per raggiungere un obiettivo come può essere evitare i play-out, è normale che loro mentalmente possono essere condizionati. Ma ci sono giocatori importanti, Favasulli, Polito, e dietro è una squadra importante, Polak è un giocatore importante, con te stesso, no, è un'ottima squadra. È normale che magari è un campionato che va in questo momento qua, sono un po' impauriti, però sono sicuro che ti si tireranno fuori. Per quanto riguarda invece la vostra squadra, la salvezza ormai, diciamo, è messa ai ripari. Voi ieri avete parlato di Team Cup, la partita è stata un po' condizionata, però penso che comunque la ciliegina sulla torta la mettiamo alla fine. Penso che noi qua stiamo cercando di costruire qualcosa di importante, stiamo costruendo qualcosa di importante. Io con la squadra stiamo cercando di creare quella mentalità vincente, che credo che lo stiamo dimostrando partita dopo partita. Purtroppo ci sono stati degli eventi che ci sono andati contro oggi, e noi il nostro campionato dobbiamo continuarlo a fare, perché fino alla fine onoreremo fino all'ultimo secondo onoreremo questa maglia, perché questa è una maglia che dobbiamo onorarla fino alla fine. I ragazzi sanno come la penso, io la penso come giocatori, quindi siamo contenti e orgogliosi della prestazione. Per l'altro verso siamo un po'... non mi fa dire altro. Ecco, adesso è tempo anche un po' di programmazione. L'Ello di Napoli che farà l'anno prossimo? Io, la società ha un contratto, la società crede nel lavoro che sto svolgendo, e sicuramente stiamo cercando di programmare un futuro più roseo e dare continuità a questo lavoro che abbiamo intrapreso quest'anno. Una società che vuole progettare in 2 o 3 anni, cerchiamo di mettere le basi e cerchiamo di onorare la panchina di grandi allenatori che sono stati lì a Messina.